Oggi è venuta a trovarci Lorena Bianchetti. Spero, ciao. Spero. Ciao a tutti, buongiorno. Non ti vedevo buongiorno. Arrivare. Perché forse non hai sentito. Bianchetti di nome di fatto. Grazie. Perché sì. Questa pelle così bianca, sei veramente Biancaneve. Porto alto il nome della mia famiglia, questo sì. Che bello averti qua. Grazie. Sei sempre una pischella, come diciamocelo proprio in gergo. Ma sei una ragazzina, invece tantissimi anni di carriera. Ah no, pensavo invece spalle. Tantissimo vecchia. Ho detto no, dico Dio. Ti pare? Ti pare dico una cosa così a una donna? Già a me mai. Invece ti vediamo tutte le domeniche, chiaramente sì. con sua immagine su Rai. Grazie. 1. E volevo chiederti una cosa che non proverò mai. Che sensazione si prova a dare tutte le domeniche appunto la linea al Santo Padre? È davvero un grande onore, una responsabilità che vivo nonostante siano tanti anni sempre con la stessa attenzione e rispetto. Su questo sono molto sincera. E poi è una gioia infinita. Poi avremo modo di riparlarne lungo il corso della nostra chiacchierata. Vogliamo fare un po' un passo indietro nella tua carriera, che appunto è notevole. Partiamo appunto con un filmato, con la trasmissione Piacere Rai 1 del 1991. Ma... sbirciamo. Eccole qua le nostre Gigie, Clio, Barbara, Terry, Sabrina e Lorena. Io volevo tenere Lorena un attimino vicino a me, di compleanni se ne fanno tanti, ma io ti faccio fare l'augurio dal pubblico qua del Politeama. Momento, un augurio che forse tu non hai mai avuto per i tuoi 18 anni che vengono compiuti domani. Auguri a Lorena e ai suoi 18 anni. Sì, mi avete fatto... Non lo vedevi da tanto, immagino. Beh, da tantissimo. Insomma, questo è segno che veramente la gavetta non mi manca. Perché ricordiamo anche il grande Gigi Sabani. E davvero lo ricordo con grandissimo affetto. Un applauso, perché è sempre bene ricordare grandi personaggi che sono cari anche al comitato, come sappiamo. Piacere Rai 1, questa è stata la mia prima trasmissione televisiva, alla quale approdai perché io facevo la ballerina, proprio la... studiavo danza, poi mi sono diplomata, poi ho anche insegnato danza, però ho iniziato così, davvero passo dopo passo. Poi c'è stata Piacere la laurea. Rai 1, appunto, ti sei consolidata e ancora oggi trattieni il pubblico a sua immagine. C'è una cosa che rimarrà sicuramente nella storia della televisione, cioè il tuo incontro speciale in uno studio televisivo il 4 giugno di quest'anno con Papa Francesco, che vogliamo vedere. Grazie. Santità, benvenuto. Ben trovata. Devo dirle, Santità, che fa davvero effetto vederla qui, perché noi la seguiamo da questo studio, la aspettiamo anche la domenica guardando questo grande schermo, è inevitabile la gioia, quindi grazie davvero grazie per questo dono. Grazie a te. Ma prima di iniziare, Santità, ma lei era mai stato in uno studio televisivo? Mai. La prima volta? Sì, sono stato nel piccolo dell'Archidiocesi di Buenos Aires, ma era piccolino. Devo dire, immagino l'emozione. Beh sì, ciao, lo dedichiamo anche con auguri di pronta guarigione, sì. Perché questa influenza, ma insomma, si sta riprendendo per fortuna. È vero, è vero. Quindi dico, immagino, cioè, che preparazione ci sia stata per l'arrivo del Santo Padre. Però devo dire che avevi un atteggiamento abbastanza rilassato, anche insomma amichevole con lui, poi questa è un po' la sensazione, anche se... No, allora, io me la sono proprio voluta vivere questo incontro, no? Quindi ho cercato davvero di non lasciarmi prendere dall'emozione, perché l'obiettivo era far arrivare la voce un po' di tutti. È stato un dono speciale per la RAI, per tutti noi,
Perché è stata appunto la prima volta di Papa Francesco nel suo televisivo e per questo ha scelto la RAI. Poi davvero ci tenevo a portare gli stati d'animo, la quotidianità, quindi le preoccupazioni e le gioie di ognuno di noi. Quindi volevo essere lucida. Poi in tutto questo ti aiuta tantissimo la sua umiltà, la sua umanità, questa paternità davvero che si respira ed è incredibile. Per cui, però, sono arrivata, Anna, 5 ore prima, perché ho detto metti che trovo traffico, metti che succede qualcosa, 5 ore prima, per un restauro naturalmente, ma anche perché volevo, come dire, godermi tutta l'atmosfera. È stata proprio una festa. Infatti Papa Francesco poi, quando stavamo nei corridoi, mi ha detto: ma Lorena, ma quanta gente che lavora qui, perché chiaramente... Tutti avevano la gioia di incontrarlo, sì, immagino. Sì, è stato proprio un momento di festa speciale. È vero, e lo ringraziamo per questa umanità e anche umiltà. Torniamo alla tua carriera, al tuo grande banco di prova, di cui penso che abbiamo una foto, sempre del 1991 se non sbaglio. Eccola qua. Mamma mia. Qui eri già ballerina, perché è la tua grande passione che è la danza. Quanti anni hai ballato? Beh, almeno 25 anni, eh. Poi con l'università, quando ho iniziato a fare l'università, avevo dei ritmi meno impegnativi, però tutt'oggi, ora da quando è nata Estelle un po' meno, però tutt'oggi, anche se è un momento che non so, di tristezza, di difficoltà, basta che mi metto a una sbarra, mi faccio una lezione di danza e così mi fa ripartire, è qualcosa che è proprio dentro di me. Ma ti è dispiaciuto non fare proprio una carriera nell'ambito della danza? Perché comunque 25 anni insomma sono importanti. Sono tanti. Allora, la danza è, come ti dicevo, dentro di me, faccio ballare anche mia figlia, già col pancione la facevo ballare. Perché penso che la danza, se osserviamo bene chi balla, sorride sempre, no? Quindi se educassimo tutti un po' alla danza, al ritmo della musica, alla bellezza, all'armonia della musica, secondo me per alcuni versi ci sarebbe meno frustrazione e meno violenza. Poi insomma dà un bellissimo portamento soprattutto alle ragazze. Comunque appunto non hai fatto la ballerina, anche se un po' ti sei dilettata all'interno delle trasmissioni, finché non diventi la signora della domenica, e ti vediamo proprio nell'edizione di Domenica in 2006. Molto, perché non sono più ballerina, perché poi nel momento in cui ho iniziato a frequentare l'università, poi mi sono appassionata anche dello studio, insomma il ritmo per poter ballare in modo professionale deve essere di un altro tipo. Però mi diverto, ci gioco, perché siamo artiste, dai, ci prestiamo a tutto. Però c'è da dire che tu hai iniziato giovanissima, addirittura a 14 anni, con prima degli spot pubblicitari. Vorrei che ci ricordassi magari quei momenti lì, e soprattutto avendo una figlia, se ti piacerebbe, accetteresti il fatto che lei volesse tentare il mondo dello spettacolo? Guarda, poi la lascerò scegliere. Però è chiaro che se lo vuoi vivere seriamente questo lavoro, bisogna farlo con grande impegno, con grande sacrificio. E oggi, dopo 32 anni, se mi giro, sento tanta fatica, però anche tanta soddisfazione. Quindi deve essere davvero una sua scelta. Ogni tanto chi le chiede che vuoi fare da grande, lei alterna tra il poliziotto e il lavoro della mamma. Non lo so che sceglierà, alla fine sarà lei. Però non farò nulla per invogliarla, questo sì. Hai ragione. La stessa cosa la penso io. Penso, poi le figlie crescono, si possono innamorare. Io comincio a parlare di questo perché vorrei lanciare la tua nuova sfida televisiva, che inizia il 9 dicembre alle 14 appunto qua su Rai 2. Mi presento ai tuoi. Di cosa si tratta? Parlacene. Guarda, è un game show
che debutta appunto sabato. Noi siamo molto emozionati, tutta la squadra, perché è una sfida, un prodotto assolutamente nuovo in cui mettiamo a confronto due mondi, quello dei figli e quello dei genitori. È un programma, visto il titolo, che strizza un po' l'occhio al film con Ben Stiller, questo per dire che vogliamo regalare un sorriso, e l'idea di poter regalare un po' di leggerezza soprattutto in questo periodo storico, non ti nego che mi ha fatto accettare questa proposta, perché quando la Rai me l'ha proposto sono rimasta un po' sorpresa, ma tutto il mio curriculum è un'alternanza tra intrattenimento e approfondimento. Ma attenzione, per cui... che poi se funziona, magari una coppia funziona e si sposa, ti tocca fare da testimone poi. Ma sei pronta, sì, a questo? Però voglio precisare che non è l'obiettivo quello di farli fidanzare. Però noi diciamo la persona giusta, e può essere l'amico, e poi se si innamora, metti caso, ben venga. Naturalmente auguriamo amore a tutti. Ricordiamo appunto sabato 9 dicembre alle 14, Rai 2. Mi presento ai tuoi qua su Rai 2. Grazie. Io devo andare a giocare. Grazie a Lorena Bianchetti. Grazie Anna, ti aspetto.